Siamo con Fabrizio Monte, tecnico del Vado. Una sconfitta che ci sta, nel senso il Fossano ha giocato il suo calcio. Il primo tempo avete fatto anche voi un'ottima partita, ribattendo colpo su colpo, riuscendo a creare anche delle occasioni. Nel secondo, risultato forse un po' bugiardo, nel senso Un po' che un esagerato. po' esagerato, nel senso che siete riusciti ad andare avanti cercando di riaggiustare la partita, però se si apre spazio al Fossano, il Fossano sa prenderseli. Sì, detto correttamente, gran bel primo tempo, secondo me che della partita si è divertito perché ogni azione loro, azione nostra, c'era una palla gol. E quindi bravi due portieri, è stato veramente un gran bel primo tempo. Infatti siamo andati in spogliatoio convinti di poter tenere botta e cercare magari noi di dare il primo colpo. Sono stato costretto a fare una sostituzione con Diogiano perché si è ammonito, temevo che potesse esserci il secondo giallo, quindi una Chiaro. fortuna numerica. Abbiamo preso un gol sciocco perché eravamo noi in attacco, abbiamo perso palla, abbiamo preso la ripartenza con un lancio centrale, si è fatto male impreparati e ovviamente con quel tipo di giocatore non ti Chiaro. perdona e lo sapevamo e ci siamo cascati. Molto bello anche il secondo gol, quindi ha fatto un 1-2 che ci ha un po' disorientati. Ho provato a variare moduli, a variare giocatori, eccetera. Secondo me ci poteva stare il gol del 2-1. Perché comunque eravamo lì Sì, rischiando. certo. Chiaro che il terzo, tanto ormai la partita era andata. Sì, punizione un po' esagerata. La vittoria, secondo me, del Fossano è meritata, ma il risultato è nettamente sbilanciato dall'altra parte. Chiaro. Però così nel calcio chi fa gol giustamente vince, quindi complimenti al Fossano. Un avvio che comunque non rovina, cioè una partita che non rovina comunque un avvio di stagione strepitoso. La squadra rimane lì nelle parti alte della classifica. Te lo saresti aspettato all'inizio stagione? E come vedi cresciuto questo gruppo in Ma questo inizio di il stagione? gruppo è cresciuto veramente tanto, tanto sia a livello mentale che a livello fisico. E non credevo di essere a giocarmi dopo 5 giornate il primato, come del resto non pensavamo probabilmente neanche del Fossano, non Certo. conoscendolo, però sapevo di avere una buona squadra che può controbattere e giocarsela con tutti. L'abbiamo dimostrato oggi, non so quante squadre verranno a controbattere il Fossano qua, come abbiamo fatto noi. E probabilmente noi abbiamo qualcosina di più a livello fisico, loro hanno qualcosina di più a livello tecnico. E oggi un'indecisione nostra e la tecnica loro ha fatto la differenza. Però siamo contentissimi, infatti i ragazzi hanno detto di non abbattersi, abbiamo perso tutti su una squadra. Il risultato cambia poco, perdere 1-0, 3-0. È il morale che chiaramente andare a 0. Ti faccio un esempio, noi sabato scorso il secondo gol della Saremese abbiamo bisogno del recupero. Un contro a vincere 4-1, un contro 4-2, ma intanto abbiamo vinto ugualmente. Oggi è la stessa cosa. Ragazzi, da lunedì si riparte a testa bassa, abbiamo un derby da pensare, quindi probabilmente è la partita migliore da giocare dopo una sconfitta così. Ma il nostro obiettivo onestamente non è quello di vincere il campionato. Ci troviamo lì, ce la E ci si giocheremo. prova, Noi giocheremo certo. partita su partita contro tutti. Vediamo come va a finire. Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo allora. Grazie.